avevano piani annuali. Quindi... Abbiamo pensato in questa fase di portare avanti un piano, diciamo così, shock, un fortissimo investimento per stimolare il mercato del lavoro ed cercare di fare di tutto per inserire il maggior numero possibile di persone nel mercato del lavoro. Un investimento di 350 milioni di euro in 3 anni, un piano triennale che non veniva realizzato dal 2014, l'ultimo piano era stato pensato nel 2012 fino al 2014, poi non era più stato previsto piano triennale, ma solo piani annuali. Questo era molto limitativo perché non dava, diciamo, la possibilità di programmare anche a tutte le agenzie per il lavoro, alle imprese stesse, agli enti formatori. Quindi un piano triennale che si basa sul coinvolgimento anche del settore privato, quindi le agenzie private per il lavoro, oltre ai nostri centri per l'impiego, il rapporto duale di inserimento, diciamo così, nella formazione, cioè avvalersi proprio dell'ingresso direttamente in impresa di chi è che porta avanti i corsi di formazione e lavoro, la creazione di impresa, quindi gli incentivi alla creazione di impresa, ecco, tutta una serie di investimenti, di fattori, un forte investimento sugli ITS. Quindi usufruire da qui di 16 milioni di euro di PNRR per portare a 26 corsi formativi rispetto ai 15 attuali che si sta svolgendo nella Regione Marche. Quindi una fortissima spinta all'incentivo, diciamo così, di inserimento nel mondo del lavoro di chi ha difficoltà a trovarlo e a stimolare fortemente anche coloro che ci sono anche nelle Marche che i famosi NEET vengono definiti, non studiano più, non frequentano corsi di formazione, non cercano lavoro, sono, diciamo così, persone in attesa. Ecco, stimolare questa parte e cercare in tutti i modi di far sì che l'incrocio domande-offerta, cioè le figure che servono alle imprese, siano quelle figure che noi riusciamo a formare attraverso i nostri corsi di formazione per essere poi inseriti all'interno del mondo del lavoro. Di tutti i tecnici.